Però FIFA, carissimo, quando aumenti di difficoltà dovresti aumentare la difficoltà, non la stronzaggine del gioco, perché certe cose sono ridicole. Cioè a me non pare che sia più difficile, pare che sia più ridicolo. Deve aumentare la forza degli avversari, non deve diminuire la forza e l'intelligenza dei miei giocatori. Ragazzuoli, al volo, prima di lasciarvi al video, volevo chiedervi, ma per caso voi siete appassionati di maglie, tute, tuzia guapelata, insomma tutta roba comunque sportiva? Bene, perché ho il sito che fa per voi, Divise Calcio Top, lo trovate qui sotto in descrizione, per maglie, completini, tute, insomma di tutto, forse anche i capelli della zia. E in più, inserendo il coupon hashtag Marconi, avrete una seconda maglia completamente gratis. Insomma, io vi suggerisco di farci un salto con enfasi non indifferente. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo episodio della carriera, il numero 5. Oggi siamo tornati dopo pochi giorni dallo scorso episodio, che però è uscito tanti giorni dopo quello prima, cioè un casino della Madonna in testa, lasciamo perdere. Però comunque siamo tornati qui con enfasi non indifferente, quindi lasciate subito, da subito, proprio un like per supportare la serie come state facendo e sono davvero contento di questo. Vi ricordo di passare da Divise Calcio Top, come avete sentito poco fa nell'intro, per maglie scontatissime e in più con il coupon hashtag Marconi avete un'altra completamente gratis, quindi dai, seguitemi su Instagram per rimanere aggiornati su tutto e visitate ovviamente la descrizione. Possiamo partire perché partiamo con un'ottima notizia, come leggete lì in alto, o meglio in realtà a sinistra e a destra, quale mi ricordo mai, destra, sì, ok, perché Jadon Sancho rientra dall'infortunio che lo aveva tenuto fuori dalla gara da metà della gara contro l'Hoffenheim, vinta per 3-0. Poi altre partite in cui abbiamo fatto a meno di lui le abbiamo sofferte, perché sono arrivate due sconfitte in due match di Bundesliga, un pareggio in Champions con il Monaco che comunque ci teniamo stretto, e poi la vittoria contro l'Augsburg, vittoria ottima direi. Detto questo, giocheremo contro lo Stoccarda, finalmente contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, e qui c'è aria di Ciolito perché contro l'Augsburg abbiamo giocato con le due punte Pau Alcácer e Simeone e hanno reso abbastanza. E poi ci sono anche Hertha Berlino e la prima gara di questa Coppa Nazionale contro il Wolfsburg, che giocheremo in trasferta nel secondo turno della Coppa di Germania, la DFB Pokal. Non so se l'ho pronunciata bene, fatemi sapere la pronuncia corretta qui sotto nei commenti. Detto ciò, io non vorrei perdermi in chiacchiere perché siamo noni a 9 punti, insomma un po' in ritardo rispetto alle prime, però è anche vero che stiamo giocando al massimo della difficoltà, lo ricordo, ovvero Ultimate, non so come si pronunci, quindi ci stiamo mano a mano adattando con una squadra, mentre rientra anche Witsel, che piano piano sta acquisendo sicurezza. Ci manca la continuità, oggi sarà importante quantomeno non perdere perché altrimenti ci scavalcherà anche lo Stoccarda in classifica, che come vedete è a meno 1 da noi. Insomma, la classifica guardiamola alla fine dell'episodio. Adesso pensiamo ad andare in campo. E allora, mettetevi comodi e godetevi questo episodio. Questo è lo Stoccarda con Ziller, che avete visto, grande ex, insomma, ovviamente Marconi e Ziller hanno sempre un rapporto molto particolare, cominciato nato, anzi all'Leicester. Attenzione poi a quel tandem offensivo composto da Super Mario Gomez e Mattia Destro. Per noi invece modulo che vince non si cambia, c'è un mini turnover perché Hakimi e Guerreiro sono gli esterni, a centrocampo torna Witsel, ma poi appunto ci sono i due esterni o trequartisti, ovvero Royce e Götze con Pau Alcácer e Simeone davanti, quindi riconfermato almeno il modulo con il quale abbiamo affrontato e battuto l'Augsburg la scorsa settimana. Intanto tutto pronto per l'inizio di Stoccarda Borussia Dortmund. Sale ancora il Dortmund, Witsel per Götze, interno da Pau Alcácer che la fa passare per Royce, palo clamoroso, poi sta arrivando Hakimi che calcia in porta violentissimo, ci mette le mani Ziller, poi Royce non evita l'angolo che sarà comunque a favore del Dortmund, grande partenza, gira per Gundogan, c'è ancora Götze nello spazio, occhio a Götze con deviazione, Ziller in qualche modo, calcio d'angolo solo Dortmund. Interno con Gundogan che prende anche questa, poi la palla diventa buona per Simeone, Pau Alcácer la lascia a Royce, sale Götze a destra, l'ho visto Marco Royce che poi lancia Simeone, che palla che ha dato Royce, è solo Simeone fino in fondo, il Ciolito non sbaglia, Borussia in vantaggio alla mezz'ora col gol del numero 18, Giovanni Simeone porta avanti il Dortmund sul campo dello Stoccarda, è un gol strameritato perché stavamo giocando realmente soltanto noi. La prende Witsel e allora Gundogan a sinistra ancora per Royce che taglia il campo, questa volta c'è ancora dentro Simeone! 2-0!
col raddoppio e la doppietta del Ciolito Simeone, altro assist di Reus. Si capiscono al volo quei due. Grandissimo primo tempo del Dortmund in casa dello Stoccarda, 2-0 e dominio assoluto. Per il momento si resta così, però ovviamente questi secondi 45 minuti dovranno permetterci di fare anche un bel po' di turnover, perché poi ci sarà l'Atletico Madrid in settimana. In cambio invece lo fa lo Stoccarda, esce Gentner, entra Aogo sul terreno di gioco. Hakimi, subito in verticale per Götze, la posizione regolare, il cross dentro per Paco Alcácer, che piano piano, con facilità, con semplicità, con sicurezza e con enfasi non indifferente, fa 3-0 per il Dortmund al minuto 3 del secondo tempo. Palla allontanata, ma raccolta ancora da Kanji, poi Guerreiro, in mezzo a Witzel, Guerreiro vorrebbe restituire il favore, poi la scava, grande pallone per Simeone! È tutto buono! È 4-0! È calcio champagne! Rovesciata, gol pazzesco del Ciolito Simeone, che fa una tripletta in un modo delicatissimo! Il terzo gol di oggi di un giocatore straordinario che sta crescendo tantissimo e fa 4-0 così! Incredibile, a 25 dalla fine! Grande assist di Guerreiro, grande movimento di Simeone, che poi non fa complimenti, il portiere non esce ed è 4-0, mi dispiace soltanto per Ziller, che qui però è stato tutt'altro che perfetto. Hakimi, Wolf, in mezzo per Witzel, sarà ancora Hakimi a destra, si è fatto vedere anche Paco Alcácer per la sua doppietta e per il 5-0, partita completamente chiusa, pokerissimo del Dortmund, che non fa complimenti ed è giusto così. Perché a questi livelli, in questo campionato, per la differenza reti, che a inizio stagione è stata drastica per noi, se puoi segnare e puoi non prendere gol, è meglio farlo. Poi però il pallone è riconsegnato ancora al Dortmund, in qualche modo con Weigl che va fino in fondo. Vuole anche prendersi la gioia personale! Se la prende! 6-0 al 91esimo! Non si ferma più il Borussia Dortmund! Segna, e ce l'ha scritto sulla maglia il punteggio, 3 più 3, fa 6, chiudiamo il primo set. Ultimi 10 secondi di gioco di una partita che il Borussia ha dominato e si porta 12 punti in classifica in 10 partite, sicuramente non sono tantissimi. Partenza rallentata del Dortmund in questa stagione, ma stanno arrivando delle vittorie, sta arrivando una quadratura di gioco finalmente. Oggi per la seconda partita di fila con il 4-2-2-2 abbiamo fatto una grande prestazione, oltre che poi un grande risultato. Abbiamo segnato 3 gol anche domenica scorsa, però poi ne avevamo presi 2 nel finale e ci stava un po' stretto quel risultato lì, facendoci anche arrabbiare. Oggi di gol non ne prendiamo e vinciamo 6-0, un punteggio incredibile del Borussia Dortmund, che si presenta nel migliore dei modi alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid. Prima però di andare a giocare contro l'Atletico Madrid, dato che so già, non tutti ovviamente, ma ci mancherebbe, però una in minoranza, io devo dar insomma retta a tutti, no? E quindi in minoranza è anche giusto smerdare preventivamente chi potrà pensare chissà che, dato che non sto tagliando, non ho tagliato nulla, come avete potuto vedere il livello è ultimate, quindi tu che stavi pensando che avessi abbassato il livello di difficoltà, adesso puoi anche prendertela in quel posticino. Borussia contro Atletico, terza giornata del girone di Champions League con il Dortmund a pari punti con il Monaco in testa al girone, ma l'Atletico che segue a 3. Insomma, perdere oggi è peccato, non si può sbagliare perché siamo quasi al giro di boa. È una gara fondamentale perché poi tra 2 settimane dovremo andare nel loro stadio e non sarà facile giocare alla Wanda Metropolitano. Intanto buonasera e benvenuti a Dortmund Atletico Madrid. Godiamoci l'atmosfera magnifica della Champions. Due squadre che hanno tanto in comune, perché entrambe sono state sottomesse, se vogliamo, dai big club assoluti, dai top club europei, e quindi dei ritorni a casa che però ci sono stati, a partire dall'Atletico Madrid con Filipe Luis e Diego Costa, ma anche noi con Gundogan
e Götze possiamo fare più o meno lo stesso discorso. È un match importante perché è una partita della partita. Il Cholito Simeone in casa Dortmund contro il papà, l'allenatore dell'Atletico Madrid, il Cholo Simeone. È uno spettacolo. Questa è il Borussia Dortmund che abbiamo visto e che stiamo vedendo in grafica, con il consueto ormai 4-2-2-2, terzo match di fila con cui giochiamo con questo modulo qui. Dal punto di vista della prestazione e della quadratura di gioco siamo migliorati tantissimo, e quindi anche oggi ovviamente non cambiamo l'11 visto contro lo Stoccarda nell'ultimo turno. Questo invece è l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, Diego Simeone, lo vedete in basso a sinistra, con un 4-4-2, Oblak, Alderweireld, Juanfran, Godin, Felipe Luis, Saúl, Rodri, Martins, Koke alle spalle di Griezmann e Diego Costa. Sul pallone c'è il Cholito, è tutto pronto e si comincia al Signal Iduna Park. Arriva comunque Riccardo Rodriguez, si è mosso anche Reus sull'auto di sinistra, va la subito verticale per Marco Reus che vuole rientrare sul destro, poi scava il cross, secondo palo Götze, anticipato da Felipe Luis. Sarà calcio d'angolo, parte in quinta il Dortmund. Simeone ancora dietro da Trippier, poi lascia fuori a Witzel che vuole arrivare in zona tiro, sinistro di Witzel, risponde presente Oblak. Attenzione a Diego Costa con Gelson Martins a destra che è andato, Diego Costa se ne è accorto e lo fa correre, posizione regolare, Gelson Martins, Burki risponde presente, poi scarica su Rodri che vuole creare qualcosa da lì, sempre Rodri, di nuovo per Gelson Martins che mette il cross, Diego Costa fa 1-0, grandissimo colpo di testa di Diego Costa che ha preso il tempo ad Akanji e sblocca il match del Signal Iduna Park a favore del club spagnolo. Va avanti l'Atletico Madrid. Rivediamo il cross dalla destra, il colpo di testa da parte del 19 e non può veramente arrivarci Burki perché la palla è nel 7, 27esimo, parte con il sinistro, dentro l'area di rigore, ta, ci mette la testa, poi fa qualche sera a lottare, alla fine Götze subentra, occhio che sta partendo Simeone, il pallone nello spazio per Simeone che può partire su Felipe Luis e Godin, sempre Simeone fino in fondo, rientra il Cholito, sinistro, sul fondo. Ruggisce il Dortmund quando può, in contropiede ci andiamo noi e la palla esce di un nulla. Sale Gelson Martins a destra, vuole prenderlo Gundogan, insiste Gelson Martins che andrà a crossare forte e teso, Burki ha fatto un miracolo e poi Witzel capita il calcio d'angolo. Che cosa ha preso Burki che qui ci tiene in partita. Poi Simeone da Paco Alcacer con Reus che sale a sinistra, il lancio è con i tempi giusti, la posizione è assolutamente regolare, aveva pensato all'uscita anche Oblak. Reus salta l'uomo, prende fallo, gioca ancora, poi mette il cross per Simeone che non arriva, anzi sì, poi la palla rimane lì, non ci credo, non è entrata, non so come, palla gol da una parte e poi dall'altra, partita bellissima. Calcio di punizione interessante al 44esimo, attenzione che sono in due, partirà Griezmann con il sinistro, ancora Burki. Sancho, eccolo qui, prima pallone toccato dopo l'infortunio, non lo gestisce benissimo per la verità, ma poi fortunatamente riparte lo stesso il Dortmund. Simeone dentro per Paco Alcacer, se la porta sul sinistro, va in porta e non la trova perché calcia sbilanciato, scordinato Rodri. Poi attenzione che Diego Costa va dentro, se ne è accorto Griezmann che però non lo serve, poi lascia Koke che col destro a giro praticamente impegna seriamente Burki. Gran destro di Koke, mamma mia. Griezmann intanto prova a recuperare il Dortmund, non ci riesce, Griezmann passa in qualche modo, poi lascia Saúl, ancora Griezmann, l'ho vista dentro, con tanta confusione la squadra del Cholo che soffre ancora la nostra pressione, quindi vai con la destra, c'è Trippier, il pallone per lui, anche un buon destro, Trippier, zona tiro, calcia in porta, Oblak si distende e poi calcio d'angolo, pazzesco a Dortmund, che occasione per il Borussia. 76esimo, è pronto Marco Reus, parte col destro, Paco Alcacer! Oblak, forte ma centrale, aveva staccato benissimo il numero 9. C'è fuori anche Gundogan, che ha un buon destro. Siamo lontani, sterza e va giù, calcio di punizione per il Dortmund al minuto 82. E qui c'è un giallo, credo per Kalinic, sì, Nikola Kalinic. Marco Reus, che all'esordio in stagione ha preso una traversa, eravamo più vicini e più per un destro soprattutto. Vediamo cosa crea. Parte Reus! Oblak! Preso di tutto Oblak. Grande punizione di Reus. Ora batte il calcio d'angolo, altissimo. Verso ta! Esce sempre Oblak. Poi chi c'è dei nostri? C'è al volo Akanji! Se entrava questa veniva giù lo stadio! Mamma mia! Commovente il finale di partita del Dortmund contro un grande avversario, ragazzi. Recupero che è praticamente finito e finisce anche la partita.
Usciamo sconfitti in casa per 1-0 da un grande Atletico Madrid con il Cholo Simeone che stasera ha rischiato di prendere gol dal figlio, ha rischiato a tratti di prenderne tanti di gol, ma il discorso è che conta tanto l'esperienza europea, internazionale. L'Atletico Madrid è venuto qui, ha dominato, noi non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco perché erano più forti, erano più completi e va bene, ci può stare. Adesso la situazione si fa non proprio rosea, perché il Monaco è riuscito addirittura a vincere sul campo del Club Brugge per 3-2 e in questo momento il Monaco è a 6, no, il Monaco è a 7 punti nel girone. L'Atletico Madrid è a 6 e noi siamo a 4. Quindi in questo momento siamo in Europa League, alla fine della parte d'andata del girone di Champions. Dovremmo fare meglio nella seconda, il problema è che nella seconda in casa affronteremo soltanto il Bruges, per il resto andremo fuori a giocare sia col Monaco che con l'Atletico Madrid, quindi non semplicissimo. Benvenuti alla Signal Iduna Park e benvenuti alla nona giornata di Bundesliga con il Borussia Dortmund di fronte all'Hertha Berlino, una sfida importantissima. Il Signal Iduna Park che ha ripreso a cantare ma non ha mai smesso, per la verità, di cantare. A volte l'abbiamo sentito fischiare a fine partita, ma ci sta, è anche giusto così quando i risultati non arrivano. È vero che il Borussia ha forse ancora la peggior difesa, ma è anche vero che per il momento ha il miglior attacco del campionato con 16 gol all'attivo, quindi molto molto importante. Un Borussia che viene da due vittorie consecutive in Bundesliga, anche abbastanza larghe, in particolar modo l'ultima, e oggi vorrà confermare dando un po' quella che è mancata fino a questo momento, ovvero la continuità. Tacca molto bene Akanji, palla che diventa buona per Witzel, che vuole ripartire a destra sempre Pulisic, e il pallone puntuale per il 22 al centro Gray, che prende posizione, viene però anticipato. Witzel prova a rimetterla al limite per Sancho, traversa e clamorosa da parte di Sancho. Non è finita perché c'è Delaney che vuole creare, poi col tacco regala il pallone a Demi. Palla gol colossale al 32esimo per il Borussia Dortmund. Jefferson, Skylbert, Kalou dalla sinistra, riesce a mettere il cross pericoloso, vantaggio dell'Hertha Berlino, assegnato da Rita al 36esimo dopo una traversa clamorosa colpita dal Borussia Dortmund con Sancho. Non siamo mai riusciti a vincere quando siamo andati sotto, è ora di smentire anche questo tabù. Al 42esimo il cross di Lazzaro, la palla rimane lì, ha salvato tutto Toprak, poi Pulisic, qui provvidenziale Toprak perché salva tutto. Alto cross, 2-0, e qui non ci arriva Toprak, ha segnato Selke. 2-0 per l'Hertha Berlino, però ormai siamo alla nona giornata e queste partite sono fotocopia tra di loro, fateci caso. Non c'è un modo di perdere diverso che è il Dortmund, no, le perdiamo tutte così, quelle che perdiamo. Giochiamo bene, poi prendiamo il primo gol, ci scopriamo, prendiamo il secondo, a tratti anche il terzo. Oggi però, ripeto, non ci sto. Oggi non voglio lasciarla a metà come contro il Norimberga la rimonta. Servirebbe un gol al Dortmund per dare ancora un senso maggiore a questo tentativo di rimonta, perché con un gol può cambiare molto. E allora proviamo adesso con Delaney dalla sinistra, arriva il cross verso Gray, non puoi sbagliare questo, a centro area si è divorato la palla che avrebbe riaperto ufficialmente la partita. Riesce a tenerla Gray, poi a girarla, arriva anche Pulisic, alla fine il tocco è per Simeone, la grinta del Ciolito, 1-2, 1-2, minuto 68, Simeone con la cattiveria. Toprak va a strappare un altro pallone dal suo avversario. Che partita che ha fatto Toprak. Il tocco centrale per Delaney. Dentro ancora da Simeone con Alcacer al centro. Simeone, Simeone, Simeone per terra. Non c'è nulla. C'è solo calcio d'angolo, dice l'arbitro. Ancora Dortmund, pallone per Götze. Sempre Mario Götze vuole dialogare. Sta arrivando pure Trippier a destra. La palla non è male per lui. Trippier in aria la mette giù. Deve mettere il cross che arriva verso Simeone. Jarstein. Poi c'è Guerreiro. Di testa ancora da alimentare per Delaney. Fischiacelo un fallo, buttati per terra Delaney, finci la morte che magari te lo dà un calcio di punizione. Poi però non è finita, ultima azione per davvero adesso. Götze la gira da Simeone con Paco Alcacer. C'è ancora Götze a destra, perché così? Poi attenzione Simeone. Ha fischiato! Ha fischiato! Ha fischiato la fine! Simeone a un metro dalla porta, lui fischia la fine. No, non ci credo. No, 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 non ci credo, è uno scherzo. È uno scherzo. Non hai fischiato, dai, è uno scherzo. È uno scherzo. Poi dici uno, prende FIFA, lo lancia,
Allora, è evidente che le statistiche, vabbè, ok, non è un problema. Oggi eravamo, parliamo della partita come se fosse un gioco normale. Oggi eravamo un po' più stanchi rispetto al solito, perché sicuramente stiamo crescendo e questa sconfitta di oggi non deve farci pensare che non stiamo crescendo. Però il problema è che manca ancora quella garra charrua, no? Manca ancora un po' il carattere delle squadre di Marconi. L'abitudine a rimontare andando sotto. Questo è un Borussia che se parte bene, ok, se non parte bene non vince la partita. DFB Pokal, la Coppa Nazionale Tedesca. Benvenuti e buon divertimento. Si gioca in casa del Wolfsburg in questa atmosfera magnifica per questa competizione. Altrettanto magnifica perché comunque è una competizione tradizionale, un percorso che vogliamo assolutamente vivere fino alla fine. Non sarà semplice perché giochiamo, ripeto, contro un avversario ben rodato in un momento in cui abbiamo un po' di crisi di identità, questo va detto. Non sappiamo neanche noi realmente a che punto siamo, però lo scopriremo oggi ancora con qualche cambio di formazione dovuto ovviamente al turnover, alle tante partite che giochiamo spessissimo, praticamente ogni 3 giorni. Questo che vediamo in grafica è il Wolfsburg con un 4-3-3, mentre il Borussia Dortmund risponde con Burki tra i pali, Hakimi, Akanji, Ta e Rodriguez al centro della difesa, quindi l'unica novità oggi è il terzino destro. Il centrocampo torna titolare con Witzel e Gundogan, Pulisic e Gosse sugli esterni. Il tandem offensivo è composto da Marco Reus e Paco Alcacer. Andiamo dentro con il match, tutto pronto per l'inizio di questo secondo turno della Coppa Nazionale. Forza Dortmund, perché non sarà facile, ma dobbiamo passare il turno, anche per dare forse un salto di qualità a questa stagione. Il suggerimento per Rodriguez con Götze che sale a sinistra in sovrapposizione. La porta Rodriguez per tagliare il campo. Tocca per Witzel. Da questi a Reus. Zona tiro destro a giro! Una meraviglia di Marco Reus che ci ha fatto aspettare 2 mesi per un gol alla sua maniera. E finalmente lo segna il 30 di ottobre in casa del Wolfsburg. In una partita de ad eliminazione diretta fa 1-0 Dortmund. Lascia poi a Riccardo Rodriguez che sicuramente attacca di più. Prevedibile il primo pallone, ma non il secondo per Götze, che infatti filtra. Uno contro uno del 10. Veronica va via, prende il fondo, mette il cross verso il colpo di testa di Pulisic, che però non trova la porta. Steffen recupera Rodriguez. Attenzione che c'è Pulisic a destra solissimo. L'ha visto Paco Alcacer. Pulisic destro, Mitrev e poi Reus. Con papera di Mitrev che se la mette dentro da solo, è 2-0 Dortmund. È la doppietta per Marco Reus che parte alla grande in questa Coppa Nazionale. Fa 2-0 in 23 minuti. Hakimi a destra con Reus in mezzo. Arriva il cross teso, secondo palo. E a un passo dal 3-1 il Dortmund con la girata di. Dal 3-0, scusate, il Dortmund con la girata di Götze. Fa passare il pallone per Wolf, riparte il Dortmund, in mezzo Reus che ha tanto campo. Wolf taglia il campo e vuole servire dentro Reus! 3-0, tripletta del numero 11 del capitano del Borussia Dortmund, che adesso chiude praticamente il discorso e si è svegliato Reus. Ci ha messo veramente 2 mesi perché siamo al 30 di ottobre, ma finalmente in zona gol c'è anche lui. È vero che oggi sta giocando in tandem con Paco Alcacer nelle due punte, però è anche vero che poi devi saperci giocare in quel ruolo lì, e lui sta dimostrando che la confidenza col gol non gli manca. 3-0, 3 gol del nostro capitano. E l'arbitro che fischia 3 volte, il Borussia si qualifica battendo 3-0 il Wolfsburg. Una grande prova degli uomini di Marconi, una grande prova che va a chiudere questo episodio, una grande prova di Marco Reus con la tripletta, una grande prova che testimonia che siamo bipolari. Va detto, ragazzi, siamo bipolari, dai, non si può. Più che altro la spiegazione è facile, manca un po' di carattere, di consapevolezza a questo Dortmund, perché quando andiamo sotto non riusciamo a rimontare, ve ne sarete accorti. Io vi saluto qui e ci vediamo, credo, all'inizio della prossima settimana o già nel weekend, dipende quanto supporterete questo episodio qui, ovviamente se riuscirò anche a portarvelo, perché quello è un dettaglio non da poco. Nel frattempo lasciate un like, vi ricordo di seguirmi su Instagram, passate in descrizione per Divise Calcio Top. Ovviamente se non lo siete ancora, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per restare sempre aggiornati. Vi mando un bacione, never give up e bella regà!